questo mese a Bari contro l'Ungheria, una gara purtroppo inutile in the World League, mentre c'è il vantaggio siglato da Boero per gli ospiti, un alzo e tiro a metà di questo primo tempo, un solo gol che ora viene replicato dalla distanza da Latini, ovviamente fa perdere tempo prezioso sui 20 secondi disponibili per andare al tiro e deve risolvere da solo Presciutti andando a bersaglio e tra i migliori esecutori del Selvogliasco sta pagando l'effetto rebound per l'occasione persa contro il Posillipo, poteva e doveva vincere per andare ancora più avanti nei playoff, si è trovata invece a... siamo tornati in pareggio ma c'è anche una espulsione che porta Antonio Vittorioso ad uno dei suoi gol da Evergreen, non è affatto offensivo, tutte e due le formazioni vanno a cercare una conclusione quasi alla scadenza dei 30 senza essere pericolosi, perché da così lontano con due portieri esperti come Gazzarini e Dino è difficile far gol. Due arbitri internazionali che stanno sbagliando poco o nulla in questa partita che vede il pareggio di Bettini, un altro anche che sarà poi colui che ci rappresenterà a Barcellona. Ancora la possibilità dell'uomo in più che si tranquillizza nella Lazio perché il passaggio per Di Rocco diventa un'azione laziale nel corso del secondo tempo e c'è il gol dalla distanza di Presciutti, un piccolo capolavoro. Dinu si arrabbia e tanto per Vittorioso, largo per Colosimo, i tre continuano a dialogare, poi c'è il passaggio verso Gianni che gol e riportare a meno 2 i suoi e la cosa avviene 6-4 il punteggio, era importante psicologicamente, riesce a rubare, a soffiare il pallone a Maddaluno e ora a riproporsi in attacco con Bergano che va a trovare un gol bello importante, il secondo consecutivo in questo tempo, non costituiscono un pagamento di pedaggio per nessuno. Bene va alla Lazio che mantiene un gol di vantaggio che viene annullato da Camilleri che entra in gara andando a raccogliere bene entrambe le formazioni. Forse è meglio al Bogliasco che non alla Lazio. E da lontano Latini si fa perdonare, il rigore è sbagliato. Può andare ad affondare. Al centro c'è la palla offerta a Mandolini. È il momento determinante della sfida, intuisce ma non basta Gazzarini, siamo sul lot sorridente, molto bello questo doppio centro ora per il Bogliasco e c'è il pareggio di Sekulic, tre gol per lui. Su questo mi sembra di poter dire che la difesa del Bogliasco, capire se una formazione merita o meno di uscire con i tre punti. Sebastianutti, il braccio non perfetto di Guidaldi, a provare di giocare con il cuore, non va la palla, esulta come se avesse segnato a Fratelli, Francesco Postigliore.